Arriva una nuova legge nazionale che inguaia l'Ulset. Dottori e medici sempre disponibili per i cittadini. A 40 giorni dalle elezioni politiche, i bassanesi restano critici sulla crisi politica in piena estate. Per agosto dei marosticensi, tanti a casa, altri si sono concessi una gita in altopiano. L'appello di un malghese per tutelare eccellenze e tradizioni dell'altopiano, andare in montagna a piedi. Bassano e Asiago ricordano i 416 anni dalla nascita della Beata Giovanna, protettrice delle due città. Speciale francobollo dedicato ad Antonio Canova, l'annullo sarà il prossimo 13 ottobre. Un tronco cavo diventa una libreria all'aperto, a Longara davanti, un posto in cui liberare la fantasia. Concluso con successo, il progetto Ci sto a fare fatica, protagonisti giovani in servizio del territorio. Buonasera, buon Ferragosto e benvenuti al TG Bassano. Apriamo il nostro telegiornale con una notizia che riguarda la sanità, ma anche e soprattutto la sanità dell'Ulset. Altro che neurologo telefonico e viaggi della speranza per i pazienti sballottati da Bassano e Sant'Orso e poi su fino ad Asiago per visite ed esami. È in arrivo una rivoluzione per la sanità che mette in una prospettiva decisamente scomoda l'intero assetto dell'Ulset Pedemontana. Il 7 luglio è entrato infatti in vigore un provvedimento varato dal ministro Speranza che cambierà volto al rapporto fra cittadini e sanità pubblica. La legge prevede la formazione di distretti di circa 100.000 abitanti, quindi è plausibile pensare alla nascita di un'area molto bassanese. Nel territorio dovranno essere presenti le cosiddette case di comunità, ovvero strutture ospedaliere in grado di gestire circa 50.000 abitanti, con grande attenzione per le aree come la montagna e la Val Brenta. Dovranno poi essere formati ospedali di comunità da 20 posti letto ogni 100.000 abitanti e una centrale operativa a valenza distrettuale. Il tutto entro gennaio 2023. Il concetto degli specialisti, dei medici e degli infermieri sempre a disposizione dei cittadini rischia di inguaiare proprio l'Ulset, dove, giusto per fare un esempio, si è andati in tutt'altra direzione con la creazione del neurologo telefonico. In pratica, lo ricordiamo, mancando il neurologo a Bassano e Sant'Orso ogni pomeriggio, per le emergenze bisogna affidarsi a un consulto telefonico con l'Ulset Berica. Proprio questa dinamica viene esclusa dal nuovo assetto previsto dal decreto Speranza. Resta da capire cosa accadrà ora, visto che anche le proposte di una voce piuttosto pesante, come quella del vicepresidente del Consiglio Veneto, Nicola Finco, sono cadute nel vuoto. Quest'ultimo aveva suggerito di dare vita a una sorta di prestito con la sanità vicentina per avere neurologi anche nella pedemontana, in attesa di nuovi concorsi per specialisti. Pensate che qualcuno abbia risposto? Ecco, si attendono risposte anche a questi nuovi quesiti e i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. E tutta questa situazione spinge, quindi vediamo, cittadini e non solo a porsi delle domande, in questo caso una che le riassume tutte. Dopo 130 giorni in cui abbiamo rivolto le nostre tre domande al direttore generale Carlo Bramezza, alla politica regionale e a voi cittadini, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Questo ci spinge a chiederci e a chiedervi, ma allora chi tace acconsente? Cambiamo argomento, giornata di Ferragosto, gran finale di un ponte iniziato sabato, vediamo com'è andata. Resto a casa assolutamente in pace, no, niente aria condizionata, riposo assoluto. Sì, sto a casa anche con la famiglia, con gli amici, andare in giro, è stato molto bello anche per me, condividere anche tante belle cose. Casa. Si lavora? Si lavora. Come tutti gli altri giorni lavorare. Si lavora anche il 15 d'agosto. Anche il 15 d'agosto il mercato non si può trascurare, perché fa parte del nostro lavoro e bisogna approfittarne sperando di lavorare. Lavoro, sì. Al mare. Mare, montagna no, mare sì. A casa con i figli. Un bel giro in montagna, una bella escursione, mi godrò il fresco della montagna, i paesaggi stupendi. Del nostro montagno ovviamente. Io poltrirò sul divano. Le mie ferie saranno poltrire sul divano a guardare serie TV. E lei signora? Le farò compagnia, obbligando qualche faccenda di casa qua e là. Pensavamo a Asiago,
Pensavamo quindi al fresco in alto piano. Speriamo, dai, speriamo di trovare il fresco, sì. Concordo, vado con lei. Oltre al tema delle vacanze, oltre al tema dell'estate, c'è quello della politica che tiene con il fiato sospeso e magari non convince neppure troppo i cittadini. Sentite. Crisi di governo, a settembre si andrà a votare. Che cosa ne pensate? Non penso niente perché è uno schifo. Penso che sia una situazione difficile per il paese. Speriamo nelle votazioni. Cosa vuole che pensiamo? Che era meglio se non andavamo a votare? Oltretutto così in fretta e furia, cosa vuole che le dica? C'è una situazione politica talmente complessa, partiti che si rimescolano. Insomma, voglio vedere cosa combinano a settembre adesso, visto che sono tanto contenti, soprattutto la Meloni. Guardi, io non ho parole, purtroppo chi ci rimette siamo sempre noi cittadini e speriamo in qualcosa di buono. Molto critica, no? Più che altro ci sono anche dei fattori economici da guerra, quelle robe lì che vanno a influire negativamente. Peggio di così penso che non si possa andare, è una vergogna. Non era il momento? No, sicuramente non era il momento, si poteva aspettare qualche mese, tanto si sarebbe andati alle elezioni. Sono capricci proprio dei nostri politici. Che disperazione, non saprei neanche cosa dirvi, da dove iniziare e da dove finire. Speriamo in bene. Torniamo a parlare di questo periodo di vacanza, ma in generale dell'estate. C'è un grande interesse verso la montagna, le malghe, l'alpeggio, le tradizioni delle terre alte, anche naturalmente quelle del Vicentino come l'altopiano dei sette comuni, ma c'è un consiglio che gli esperti vogliono darci, sentite. Mai come quest'anno le malghe dell'altopiano si trovano di fronte a una serie di cambiamenti che rischiano di diventare epocali. Da una parte c'è la siccità che sta mettendo in ginocchio moltissimi alpeggi. Dall'altra la presenza del lupo spaventa operatori e turisti e crea danni alla filiera. Ma la tradizione è saldamente radicata nell'area dei sette comuni dove l'alpeggio non è solo turismo, ma soprattutto presidio ambientale e, perché no, volano economico. La montagna ha bisogno di vivere. E l'alpeggio è un modo per far vivere la montagna, farla vivere attraverso la produzione agricola, quindi il formaggio che diventa il prodotto principe della montagna, ma farla vivere anche attraverso il paesaggio, attraverso la fruibilità. Le persone hanno bisogno di avvicinarsi alla montagna, di conoscerla e di viverla. Quindi continuare a coltivarla diventa l'elemento fondamentale per tenerla in vita. Il futuro della montagna passa quindi, sì, attraverso le sue eccellenze e le sue tradizioni, dal pascolo al formaggio, ma anche attraverso un cambiamento di mentalità da parte del turista e del visitatore. Sicuramente il formaggio è una porta d'ingresso molto importante, perché il formaggio che nasce da latte crudo, da latte da erba, è un elemento che distingue il prodotto che nasce in montagna, ma il modo per approcciarsi è anche andare a piedi, quindi avvicinarsi alla montagna in maniera lenta, in maniera anche consapevole, per scoprire la ricchezza che ci può regalare. Oggi si celebra la Beata Giovanna sia ad Asiago che a Bassano. 416 anni fa nacque proprio in questo 15 agosto, nel giorno dell'Assunta, Beata Giovanna Maria Bonomo, copatrona della città di Bassano. Figlia di un ricco mercante di Asiago, la leggenda narra che al padre, che credeva non fosse sua figlia, lei bambina tolse ogni dubbio alzandosi nella culla e chiamandolo con affetto papà. Una parola tanto semplice quanto intensa, che gli fece capire come l'anima della piccola Giovanna fosse privilegiata. La maggior parte della sua vita la trascorse a Bassano, nel convento di San Girolamo, dove l'8 settembre 1621, Natività della Vergine Maria, indossò le vesti di suora benedettina, per poi pronunciare la professione solenne un anno dopo. Fu proclamata beata da Papa Pio VI 113 anni dopo la sua morte, una presenza viva per la città di Bassano e per il convento, l'attuale monastero delle Suore Sacramentine, dove la religiosa visse la sua esistenza terrena, un'esistenza caratterizzata dal dono della bilocazione e dalle stimmate che aveva ricevuto. Per lei, in questo Ferragosto 2022, è festa a Bassano come ad Asiago, l'altra città di cui è patrona Beata Giovanna. Una donna unica cui ancora oggi tanti affidano la loro preghiera.
E ora un'iniziativa speciale dedicata al Canova. Ottobre 2022, anniversario dei 200 anni dalla morte di Antonio Canova, e a Possagno arriverà un francobollo ad hoc che sarà presentato per l'occasione. Siamo stati contattati anche dal Poligrafico per fare delle proposte di francobollo e abbiamo scelto come possibile opera da poter riportare nel valore quello della pace. È ovviamente un'allegoria particolarmente significativa in questo anno. Tra l'altro, appunto, va a ricongiungere e a unire diverse realtà, diversi paesi che sono coinvolti nel terribile conflitto, ma sono coinvolti anche nel filo rosso canoviano. Certo, Canova, che ha realizzato l'allegoria della pace per un committente russo, e a distanza di qualche anno, intorno alla metà degli anni 50 del secolo scorso, la pace è passata dalla Russia all'Ucraina, perché ovviamente faceva parte delle repubbliche, e quindi adesso la pace, il marmo è custodito, è in sicurezza presso il Museo Nazionale, e la nostro modello in gesso invece è custodito per tradizione qui in museo, in questo periodo invece è esposto presso Palazzo Vecchio a Firenze. Quando si potrà vedere il francobollo? Bisogna aspettare il 13 ottobre o si potrà vedere anche prima? Dovremo aspettare il 13 ottobre, infatti volontà è quella di presentarlo e anche di creare un annullo proprio con la data in memoria della morte di Canova. Torniamo in alto piano per scoprire una libreria davvero speciale. Libralbero sembra uscito da un racconto fantastico a metà tra Alice nel Paese delle Meraviglie e Le Cronache di Narnia. Bellezza della natura e bellezza della cultura che si intrecciano, permettendo alla fantasia di viaggiare e spaziare a cavallo di parole, frasi, storie che percorrono le curve dell'altopiano. Siamo in località Longara Davanti, in comune di Gallio. È un albero caduto dalla tempesta Vaia e il tronco gli abbiamo dato una nuova vita per rendere un piccolo pezzo di paradiso come questo anche un piccolo pezzo di cultura. Un tronco scavato per ricavare una libreria subito riempita, arricchito di sculture, una panca dove potersi accomodare per abbandonarsi alla lettura mentre lo sguardo si perde all'orizzonte. Come abbiamo visto poco fa, 200 anni dalla morte del Canova, 100 dalla nascita di Augusto Murer. Siamo molto fieri di ricordare questa sera un concittadino così illustre. Prosegue il calendario di iniziative volte a celebrare il centenario della nascita dello scultore falcadino Augusto Murer, artista poliedrico di fama internazionale e uno dei simboli dello spirito delle istanze di rinnovamento del secondo dopoguerra nel Veneto e in Italia. L'appuntamento forse più sentito, carico di emozioni e significato, si è tenuto venerdì nella sua Falcade, a cui l'artista è stato molto legato e dove ha sempre voluto mantenere il suo atelier. È bello ricordare anche questa cosa degli studi, perché la peculiarità di Murer è che non ha mai voluto lasciare il suo territorio. Poteva andare in giro per il mondo, poteva andare nelle grandi città, ma qui traeva la sua linfa vitale, la sua ispirazione profonda più vera. Un'occasione per celebrare la vita e le opere dello scultore tra la sua gente e le sue montagne, che promettono di preservarne il ricordo come simbolo di un'eccellenza artistica e umana a livello internazionale. Murer è un nostro concittadino famosissimo, ha lasciato tracce importanti, indelebili della valle e anche fuori della valle, perché è un artista riconosciuto a livello internazionale. E infatti saranno ancora molti gli appuntamenti coordinati dall'amico e scultore Elio Armano, che permetteranno di riscoprire le mille sfaccettature di Murer attraverso mostre e convegni, non solo in Italia ma nel mondo. Ci sono tanti eventi come la mostra magica del Palazzo Fulcis a Belluno, altre mostre che devono tenersi in autunno, e
convegni estremamente qualificati all'Ateneo Veneto, all'Accademia Olimpica, all'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arte e dopo altre cose anche in giro per il mondo, penso al Brasile. Siamo nell'Alta Padovana per il progetto Ci sto a fare fatica. La nostra capacità di raggiungere l'unità nella diversità sarà allo stesso tempo la bellezza e il banco di prova della nostra civiltà. Puntano in alto e scelgono il Mahatma Gandhi per scrivere il comunicato stampa in cui presentano il lavoro di ufficio stampa in cui sono stati coinvolti Miriam, Vittoria, Alessandro e Dennis, i magnifici quattro del progetto Ci sto a fare fatica, che ha impegnato quattro giovanissimi intraprendenti adolescenti con disabilità fisiche nell'ambito di un progetto nato dall'unità operativa complessa disabilità e non autosufficienza dell'US 6 Euganea distretto Alta Padovana con la presidenza del comitato dei sindaci, le cooperative sociali Carovana, Impronte e Jonathan. 28 comuni dell'Alta Padovana si dipingono di rosso nei mesi estivi, con squadre di ragazzi pronti a impegnare il loro tempo in piccoli lavori di ristrutturazione e sistemazione del territorio. Il comune di Villa del Conte ha aperto le porte perché queste iniziative venissero raccontate dai magnifici quattro. Credo che sia stata un'esperienza molto bella perché mi sono trovata molto bene nel gruppo di lavoro e abbiamo alla fine anche lavorato, abbiamo prodotto delle cose nostre che derivavano dalle nostre idee. Da subito non ero convinta perché le cose nuove sempre mi spaventano un po', però poi ho visto che comunque questo progetto implicava anche il fatto di scrivere e scrivere a me piace e quindi ci sono stata. Sono stato molto bene con il mio gruppo, ho collaborato, ho parlato con i miei compagni, sono riuscito a integrarmi in questo gruppo di lavoro, possiamo chiamarlo così, e mi sono trovato molto bene e mi considero che ho trovato il mio posto. Cittadini attivi capaci di sfruttare le loro abilità grazie a un progetto pilota che tutti, per primi Magnifici 4, sperano possa tornare la prossima estate. Il mio lavoro è quello di non fare per anni sempre le stesse cose, ma stare attenta a quelli che sono i bisogni dei cittadini che accedono al servizio, in questo caso integrazione scolastica e sociale, e quindi i ragazzi, ecco, e a seconda dei bisogni che hanno questi ragazzi, ci sto a fare fatica quando devo lottare per i diritti di questi ragazzi. E se il buongiorno si vede dal mattino, il primo passo è sicuramente ben fatto, come testimonia il materiale che stiamo utilizzando, prodotto proprio dai Magnifici 4. Il comune di Vigo d'Azere cerca invece associazioni per un motivo molto particolare. Un sostegno alla vita per ritrovare un lavoro perso, un nuovo equilibrio che può diventare utile per la collettività. Per questo il comune di Vigo d'Arzere partecipa all'avviso di indagine avviato dai 28 municipi dell'Alta Padovana alla ricerca di associazioni di volontariato che possano dare vita a progetti che impieghino i cittadini percettori di reddito di cittadinanza. Non solo, al progetto possono partecipare anche cittadini seguiti dai servizi sociali, dei comuni che potranno aderire a progetti utile alla collettività per un minimo di 8 e un massimo di 16 ore settimanali. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo ancora un buon Ferragosto, vi lasciamo al meteo, ma prima ai vostri sms.